Silvano Bergamo, prego. 5 minuti, la correttezza è una qualità importante, ci contiamo. Ringrazio gli organizzatori. Ringrazio gli organizzatori di avermi dato la possibilità di essere presente qui questa sera e di esprimere in maniera semplice, prima sono abituato, e nella maniera per me possibile. Ho fatto molti studi, credo che la vita mi abbia posto più volte nelle condizioni di prendere decisioni importanti e di occupare anche posti che mai me lo sarei aspettato. Tutto sommato credo abbia potuto svolgere il mio compito, ho ottenuto credo anche dei risultati positivi per Portogallo, per la provincia, per il Veneto e anche qualche iniziativa negli stati dell'Europa dell'Est. E quindi ho ritenuto di mettere a disposizione degli amici del partito della zona di Portogallo, della provincia di Venezia e del Veneto, la mia disponibilità appunto per dare un contributo alla crescita dell'Unione di Centro che da qualche tempo sta lavorando per dare un contributo sempre più efficace alla vita politica del paese a tutti i livelli. Voi sapete che ci sono più di me. I due grandi posizioni dei partiti del polo bilaterale, ultimamente si sta parlando anche di bipartitismo anziché di bipolarismo, credo possa anche suscitare qualche perplessità, che poi in natura privata non si sa mai dove si va a finire. E quindi la funzione del centro che ha come radici l'ispirazione cristiana, che è un centro di natura laica, aperto a tutte le culture della liberale e a tutte le altre che esistono nel nostro paese, e quindi siamo convinti che ci sia uno spazio da occupare non tanto per noi, soprattutto nell'interesse dei cittadini italiani e degli italiani. Io non assolutamente non ero preparato perché non pensavo neanche di entrare in lista, ma le circostanze convinto che dovevo dare il mio apporto, il mio contributo. Per cui non è che non abbiamo un programma, il programma c'è, c'è a livello nazionale, c'è a livello regionale, c'è anche a livello locale. Lo avevo pronto tra uno o due giorni. E su questo programma intendiamo impegnarci fino in fondo. Come sempre, dove sono chiamato a lavorare, mi metto col massimo impegno e cerco di dare tutto quello che è possibile dare. Quindi confido nella volontà di collaborazione da parte dei cittadini e da parte delle istituzioni, da parte di tutti coloro che hanno titolo per rappresentare qualcosa e che vogliono dare un contributo efficiente per un'amministrazione efficiente della nostra città. Direi che il primo atto che dovremmo fare è quello di verificare se i servizi che attualmente il Comune dà alla cittadinanza sono servizi di qualità, sono servizi che rispondono realmente ai bisogni dei cittadini. E quindi questo è un primo momento, che è il momento di conoscenza. Credo sia essenziale conoscere prima per lavorare con voi. Secondo candidato Bergamo, la penso che 5 minuti sono passati, abbiamo valutato tutto sui servizi, è un concetto che è passato.